Eccoci, let in. Eccoci! Ciao. Benvenuto in live. Volevo dirti che siamo molto molto emozionati di averti in live perché abbiamo seguito la tua gara in diretta. Noi non potevamo far vedere tanto perché c'erano questioni di diritti, però durante le live mi filmavo mentre guardavo le Olimpiadi e la tua gara ha un po' catturato l'attenzione di tutta una notte. E da lì è nato questo desiderio di portarti in live e sono molto felice di poterti avere qua. Io tra l'altro avevo visto che su YouTube avevi fatto dei contenuti. Dei video in Sì, passato. con degli amici, con un paio di amici, c'è stato un periodo che abbiamo provato a girare una webserie, si chiamava Kayak, era l'acronimo di Cazzo ancora yogurt a colazione. Ok. Ma perché si Sì, mangia solo yogurt a colazione a no, in casa realtà tua? no, però dovevamo trovare un acronimo con Kayak. Diciamo che, vabbè, poi adesso non voglio annoiarvi, però doveva essere una serie comica, anche perché non avevamo attori veri, usavamo i ragazzini della squadra, quindi solo una serie demenziale potevamo fare, quindi volevamo un titolo che riflettesse questa cosa, per cui ci eravamo chiesti che cosa. Allora, cazzo ancora yogurt a colazione, poteva sembrare. Noi diciamo che, cioè io e la mia community, quando abbiamo visto la gara di semifinali, ci ha colpito intanto l'aspetto estetico, il baffo, è diventato Certo. abbastanza iconico. Tra l'altro, ragazzi, bellissima l'estetica dell'italiano, super vintage col baffo. È partito con la canoa, ragazzi, siamo forti. L'italiano mi sembra comunque lì, eh. L'italiano mi sembra lì, non è uno di questi qua a fondo TV, è uno dei primi. Molto forte l'ungherese, adesso attenzione c'è il recupero. E com'è andata? Finita? Italia, non si sa se prima. Terza la Spagna, bisogna guardare il cronometro, ma è una semifinale. Mamma mia, ragazzi, che estetica dell'italiano. Vi dico solo che quello della canoa singolo si chiama Manfredi punto e basta. Un nome, una leggenda. Col baffetto, lui è il mio idolo, ragazzi. Allora, 4:42 c'è il K1, ok? E 4:30 c'è la corsa. Abbiamo 50 minuti da aspettare, ragazzi. Però poi, nell'aspettare la finale, eravamo andati a vedere quei video lì, sia Kayak che il video dove parlava della tua vita, quello un po' a metà cartone animato, comics, con la Sì, finestra che si quello diciamo, apre. quello è stato fatto dagli altri due ragazzi che lavorano, per modo di dire, con me, perché uno dei due fa il grafico e l'altro scrive ogni tanto, e quindi si erano inventati quel video lì così come regalo per me, per la prima Olimpiade. Sì, io tra l'altro prima stavo cercando la live dove nell'attesa della finale andiamo a vedere questi video e c'è il video dove ti presenti come quello che è arrivato sesto a Rio. Sì. E io ovviamente un po' perché in quel momento stavamo scherzando dicevo no, non mi va bene, non può tutta la vita dire sono quello che è arrivato sesto, deve arrivare sul podio stavolta e abbiamo creato questo hype. Manfredi Rizza, noto anche con il soprannome Mampe, 26 aprile 91, canoista italiano specializzato nel kayakco. Ha cominciato a praticare la canoa nel 2000, all'età di 9 anni. Ha rappresentato l'Italia ai Giochi Olimpici Estivi Rio de Janeiro 2016, dove si è classificato al sesto posto. Oggi lui ci crede. Oggi Manfre proverà a portare a casa una medaglia. Io ci credo, ragazzi. Sarà quel baffetto. Io ci credo. Regalaci un'emozione. Tanto da domenica torneremo a dormire di notte. Adesso che siamo svegli. E cercare di arrivare alle Olimpiadi e mi sto allenando parecchio. Sarebbe un po' il sogno che uno ha da bambino e riesce a realizzarlo, insomma. Era felice. Sarebbe davvero una gran cosa. Il sogno più grande che ho è sicuramente andare alle Olimpiadi. Ce l'hai fatta! Ragazzi, oggi è il giorno della riva. Io voglio seguire Rizza con la canoa. Voglio adesso vedere Rizza vincere una medaglia e dire non sono arrivato sesto. Sono arrivato sul podio, deve dire. E quindi avevamo questa certezza che tu avresti ottenuto il podio. Che poi è una certezza che non potevamo avere, ti conoscevamo da una sera. Però sentivamo che eri carico. Anche perché avevamo Sì. visto che nelle semifinali avevi fatto comunque un buon tempo. Sì,
Beh, poi io in realtà diciamo che non è che la gente va all'Olimpiade pensando di prendere medaglia, perché comunque sarebbe un po' presuntuoso da parte di chiunque. Almeno nel mio sport funziona così. Però comunque ero arrivato terzo in Coppa del Mondo, avevo fatto l'Europeo, sono arrivato quinto, però eravamo in carico, poi avevamo vinto il K1, il K2 200 con Andrea Di Berta, avevamo vinto l'Europeo. Cioè, comunque c'erano stati dei segnali che ci facevano capire che i tempi, le prestazioni potevano valere un podio. Poi però da lì a farlo veramente ne passa, quindi sono. Ma in realtà adesso, a parte questa introduzione un po' così scherzosa, io oggi volevo portarti in live anche perché avevo enorme piacere di far vedere alla chat anche un po' le differenze tra, più che altro non che le differenze, però capire che cosa vuol dire essere un campione nello sport, capire quanto è difficile arrivarci e anche magari le differenze tra i vari sport. Io penso per esempio a quanta attenzione prende uno sport come il calcio e quanto magari altri sport vengano visti di meno e quindi anche gli atleti vengano idolatrati di meno, e di come però quella sera per noi era un po' come i 100 metri di corsa, come tanti altri sport che magari ricevono più attenzione. E volevo chiederti a questo proposito, intanto, le classiche domande, nel senso cosa si prova a vincere una medaglia, penso che Sì, le ma risposte perché sono. comunque alla fine di quello si tratta. Più che l'emozione, secondo me, è un po'. Allora, partiamo dal presupposto che il mio è uno sport di prestazione. Questo Ok. significa che, a differenza di altri sport, come il calcio, il basket, o questo genere di sport, noi performiamo poche volte in generale. Cioè, adesso non voglio entrare troppo nel tecnico, a differenza di quelli che vengono chiamati giochi, gli sport di prestazione sono sport in cui ti alleni tanto e gareggi poco, generalmente. Questo Ok. significa che la prestazione o la gara, insomma, chiamatela come volete, assume una valenza anche un po' catartica a livello mentale, no? Cioè uno si allena, si sacrifica e si spende per una cosa che di fatto dura pochi secondi, perché poi nel mio caso sono 35 secondi. Un minuto e qualcosina mettendoci la semifinale, un minuto e mezzo, 2 minuti Beh, sì, è per la vero. batteria, però si tratta di poco tempo e si tratta di concentrare tutte le energie che tu hai, tra virgolette, raccolto e coltivato in anni di preparazione, comunque in pochissimo tempo. Per cui in realtà più che l'emozione si tratta di sentirsi anche un po' soddisfatti di quello che si è fatto, del percorso, eccetera, eccetera. Sì. Chiaramente la medaglia è l'arrivo finale, poi è tutto il percorso quello che poi ti forma e ti viene in mente in quei momenti lì. Ma tu quando è che hai scelto questo sport? Allora, diciamo che in realtà io non è che l'abbia proprio scelto questo sport, me l'hanno più o meno imposto. Ah, ok. No, nel senso, allora io ho giocato a basket fino ai 13 anni e mi piaceva tantissimo, per inciso, non avrei smesso di farlo. Poi ho iniziato a fare canoa e non ero in grado di gestire due sport. Ho fatto per un annetto e mezzo, 2 anni, ho fatto due sport, poi i miei voti a scuola si sono abbassati e questa cosa non piaceva ai miei genitori, quindi mi hanno detto di scegliere e poi hanno scelto loro, come nelle migliori famiglie italiane. Hanno scelto l'opzione meno costosa, semplicemente. Ok, E sì. noi siamo quattro fratelli e quindi hanno scelto l'opzione meno costosa e hanno fatto la scelta giusta, evidentemente. Però nel senso, quindi te la sei fatta piacere e l'hai fatta diventare tua, perché sennò non credo che una persona riesca a Sì. dedicare così tanto tempo a uno sport che più o meno non aveva così tanto scelto. Sì, diciamo che poi sono tante cose, nel senso che poi a uno piacciono le cose in cui è bravo. Io non è Vero. che sia mai stato un fenomeno in canoa, cioè sono uscito molto tardi, però mi piaceva molto il gruppo che c'era in canottieri, insomma, dove mi allenavo, la canottiera Ticino, e mi piaceva allenarmi. Io poi, quando ho iniziato, avevo 9 anni, Ok. quindi come tutti i ragazzini di 9 anni guardavo i cartoni animati, ai tempi andava Dragon Ball e io volevo diventare come Goku, grosso e forte come lui. E la cano cioè, quando sono arrivato lì in canottieri c'erano sti ragazzi enormi, tutti muscolosi. Io ho detto: boh, va bene, me l'accollo di fare sta cosa, perché poi tanto almeno divento grosso pure io. Effettivamente noi avevamo notato e avevamo scherzato sul fatto che, diciamo, oltre ai baffi ha due braccia giganti. Vabbè, Che... ma
tutti gli sportivi, insomma, sono. Sì. No, quindi canottieri Ticino a Pavia, giusto? Sì, E tu sei di sì, Pavia. sì. Io tra l'altro avevo fatto canottaggio, però Ah, ok. non con la canoa, ma proprio canottaggio, Sì, quindi dando le canottaggio. spalle Sì, alla è un altro canottieri Ilario. sport. Però sì, in Esatto. canottieri poi capita di incontrare queste, diciamo, Sì, discipline sì. diverse. No, e quindi un'altra cosa che volevo chiederti, perché poi noi abbiamo seguito la gara, no? Io una domanda che mi ero fatta, che mi è venuta subito in mente, perché poi c'era stata non troppa distanza dalla finale degli europei di calcio, e si era parlato molto negli europei di calcio degli inglesi che avevano tolto la medaglia d'argento, tra virgolette, perché ovviamente era come se la disprezzassero un po' avendo perso la finale. La differenza con la tua gioia nel vincere la medaglia d'argento, dove noi abbiamo visto che era come se quasi accarezzassi la canoa per ringraziarla, eccetera. Allora io volevo chiederti che cosa vuol dire arrivare secondi nello sport? Se è una sorta di bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, oppure se cambia da sport a sport? E quanto magari per te sarebbe stato diverso, che ne so, vincere la medaglia d'oro? Lo so che è una domanda un po' difficile, però secondo me da te può arrivare una risposta diversa e più sensata di quanto potrei rispondermi io. Allora, diciamo che come sempre è un po' un discorso che cambia molto a differenza della persona, prima di tutto. Poi ci sono persone che la pensano in maniera diversa. La mia opinione è che chiaramente lo sport, il tipo di sport che uno fa, influenzi il modo in cui si vede la vittoria in tutte le sue forme, quindi dal podio a poi effettivamente vincere. Questa è una cosa. Senza dubbio anche il contesto socio-culturale che c'è dietro, no? Per cui per un calciatore che guadagna 10 milioni a stagione, la vittoria è solo la vittoria. Cioè, a lui non gliene frega niente di partecipare ad un torneo, di fare quelle robe lì, perché per lui tu mettiti nei panni di un calciatore che giochi una partita a settimana, forse anche due. In Sì. una settimana ci sono 52 settimane, in un anno ci sono 52 settimane, metti che ne salterai una decina, fai una sassata di partite all'anno e una serie di tornei diversi, non te frega niente di vincere, non, cioè di arrivare secondo, terzo, quarto, ti interessa di vincere. Anche Giusto. perché poi a livello di visibilità, perché poi di quello si tratta, l'unica persona che viene veramente, l'unica squadra che viene veramente coinvolta a livello mediatico è la prima, quindi c'è tutto un discorso anche di premi, eccetera, secondo me. E Ok. mentre invece in uno sport di prestazione è tutto molto diverso, fermo restando che ti posso dire anche per me vincere è un'altra cosa. Cioè, nel senso, è tutto molto bello, però io ti dico quello che è successo a me. Cioè, per me è stata un'emozione incredibile, ero super contento, fuori di me dalla gioia all'inizio. Passati i primi giorni, poi l'unica cosa che riesci a pensare è, cavolo, potevo vincere. Poi lo sai, dentro di te lo sai che non è Ok. così, perché se potevi vincere avresti vinto. Però dentro dici, cavolo, avrei voluto vincere, perché comunque vincere è cioè essere davanti, essere primo è un'altra cosa. Ah, Poi ok, vedi. si può fare tutto il sofismo e tutto il buonismo di questo mondo, però la verità è che se vinci hai vinto. Qualcuno, non mi ricordo chi, diceva nello sport conta solo una cosa, cioè vincere. E purtroppo, purtroppo, vero. C'è chi dice che è l'importante partecipare, di solito è chi ha vinto. Ok, no, apprezzo Però la poi. schiettezza. Quindi diciamo che ci hai preso un po' gusto dopo, cioè nel senso che all'inizio ti Sì. contava, cioè ti importava magari dire, beh, già arrivare al podio sarebbe una bella cosa, poi dopo aver visto quanto ci sei andato vicino, magari dopo sono arrivati più gli altri pensieri dell'avrei potuto far di più. Non è l'avrei potuto fare di più, perché poi uno, cioè io lo so che ho fatto tutto quello che potevo fare, anzi io ho fatto una gara Beh, fuori dalle cavolo. mie corde. In realtà, se proprio vogliamo essere puntigliosi, il problema è che proprio come atteggiamento mentale io per anni mi sono imposto e autoimposto questa cosa di cercare sempre di più. Anche perché ti dico la verità, se non hai questo atteggiamento non ci arrivi lì, cioè Beh, certo. non arrivi a vincere una medaglia all'Olimpiade per caso. Cioè io ho una medaglia che comunque ho rincorso, io sono 5 anni che lavoro solo per quella cosa lì. Ho fatto qualche intervista prima anche di partire, ma prima anche insomma, già subito dopo le selezioni, il mondiale del 2019, quando ho qualificato, io alla fine non ho mai nascosto il fatto che io partecipare a un'Olimpiade, avevo già partecipato, non mi interessava. Io volevo andare lì per vincere quantomeno una medaglia.
Poi in realtà dentro di me io ho sempre lavorato per la vittoria. Cioè, okay. Ma perché è un po' come a scuola, se punti al 10 prendi 6, se punti a 6 sicuro prendi l'insufficienza. Ok. Almeno per me funzionava così. Ok, ok. Però diciamo, quindi è come se in tutta quella parte di allenamento fosse una gara con se stessi, poi quando sei lì inizi a vedere anche gli altri cosa riescono a fare e diventa una gara anche con gli altri. Diciamo che quello che viene presentato al pubblico poi è il prodotto finito, però quello che è secondo me difficile da capire, da immaginare per una persona che non è un atleta è il quotidiano, no? Per sì. cui è facile mettere il video su YouTube, su Facebook, su quello che è, su Instagram, su TikTok, su quello che volete, che fai l'allenamento, che sudi, che ti impegni, però una roba è farlo per 30 secondi mentre ti girano il video, una roba è farlo tutti i giorni quando veramente sei stanco, veramente sei a pezzi, veramente non c'hai voglia di alzarti la mattina o banalmente a malapena ci riesci. Io lo dico sempre anche a chi comincia ad allenarsi, spesso qualcuno può capitare che qualcuno si alleni con me, no? Anche sì. per periodi piuttosto lunghi, e spesso questi partono a dicembre, novembre-dicembre, che è l'inizio dell'inizio stagione per noi, inizio della stagione di allenamenti per noi, fortissimo, gasatissimi, presi benissimo. Poi quando cominciano ad accumularsi i giorni, ad accumularsi la stanchezza e tutte quelle robe, che cominci a dire ma oggi non mi sento tanto bene, ma oggi c'ho questo, oggi c'ho quello, domani c'ho quell'altro. È il quotidiano che ti frega. È lì che si vede il campione, insomma. Sì, cioè tu la medaglia la costruisci. Una volta un atleta, secondo me molto saggio, ha detto che in gara vai solo a ritirarle, le medaglie le vinci in allenamento. Ed è vero, sì, beh, nei sì. nostri sport è così. Cioè tu ti alleni come un disperato, poi chi si è allenato, poi tutti arrivano lì forti, tutti arrivano lì in forma, capito? Quindi chi si è allenato meglio, chi si è tenuto più duro degli altri, poi vince. Ma quante ore di allenamento sono, per esempio, al giorno, a settimana? Per prepararsi per una medaglia, non lo so. Come quella che hai vinto. Quante ore ci sono in un giorno? In un giorno 24. No, 8 le usi per dormire, poi ci sono quelle per mangiare. Sì, considera che in realtà cioè, l'allenamento, un conto è se lo fai anche lì, un conto è se lo fai a livello amatoriale, no? Cioè, se tu, io non so se tu fai uno sport, però anche che giochi in eccellenza di calcio, no? Per dire, tu c'hai cioè, l'allenamento. 3 volte a settimana, 2, 4, 5, 6, e dai, 2 ore e faccio l'allenamento, ho fatto 2 ore di allenamento. Per me non sì. è così, io mi sveglio la mattina, per me tutto è allenamento, cioè io mi sveglio la mattina, faccio colazione e la devo fare in un certo modo, mi cambio, vado, inizio il riscaldamento e va fatto in un certo modo, perché il riscaldamento ti prepara a fare l'allenamento, e poi l'allenamento dura quello che dura, non so, 1 ora, 2 ore, non è importante, il problema è che devi farlo concentrato, perché poi tutto serve, capito? Io non è che faccio l'allenamento e basta, faccio l'allenamento, poi guardo i video, controllo la tecnica, se ho sbagliato qualcosa l'allenamento dopo devo correggerla, cioè per me è un continuo allenarsi in tutto quanto, no? Poi faccio il defaticamento, sì, sì. Poi mangio e devo mangiare in un certo modo, riposo e devo riposare in un certo modo, capito? È tutto allenamento, la certo. fisioterapia è allenamento, gli allenamenti di recupero sono allenamento, è tutto allenamento. Cioè è una vita dedicata allo sport. Esatto, sì sì, è una vita che tu dedichi a quella cosa lì. Ti dico, io in allenamento non mi alleno così tanto, io mi allenerò 4 ore al giorno, 5 forse. Non sono tantissime le ore in cui io effettivamente sto tirando in barca, anche perché poi, cioè, una volta che tiri, io faccio la gara a 35 secondi. Cioè, una volta che ne ho fatta una, poi per almeno un'oretta sono KO. Cioè, ed è tutto in quello. No, capito? Per dire, e sono 35 secondi, non è che sono 2 ore. Più o meno come quelli che fanno le gare di velocità di corsa o di nuoto. Sì, sì. Pensa a quelli che fanno i 100 metri. Fanno 10 sì. secondi, neanche 10 secondi, meno di 10 secondi di gara, e poi hanno fatto la gara. Loro non è che ne hanno altre. E come ci si allena a utilizzare tutta la potenza, l'energia, eccetera, in pochissimi secondi? È una cosa che si apprende, che sì, qualcuno ha, qualcuno no? Beh, diciamo che ci sono delle attitudini personali, anche caratteriali se vuoi, che uno ha innate. Quindi non è che tutti siamo Usain Bolt o tutti siamo... Diciamo, la Pellegrini. O Pellegrini. Cioè chiaramente ci sono delle attitudini personali, no?
anche tra corridori e nuotatori, cioè se tu metti Bolt a fare la maratona magari non ti rende quanto sui 100 metri, o se metti, adesso non bisogna più fare l'esempio con Bolt, ma se metti Marcel Jacobs a fare la maratona non so come finisce. Sì, che poi tra l'altro a proposito di Jacobs, voi eravate tutti in una, cioè eravate tutti insieme poi gli atleti italiani a Tokyo, sì. Anche se alcune gare si svolgevano per esempio in, non so, a Hokkaido, altre a Tokyo, altre... Però erano... In realtà erano quasi tutte a Tokyo, c'erano poche gare fuori, mi sa. Forse okay. La vela può essere. Forse sì, io credo anche la... può essere la marcia, però non sono sicuro, non ricordo. Può essere. Comunque ti dico, Tokyo è stata un'Olimpiade in cui eravamo tutti abbastanza uniti proprio perché eravamo tutti lì al villaggio. Quindi poi si vive un po' come una squadra, a prescindere dallo sport. Sì, diciamo di sì. La cosa bella dell'Olimpiade è quello, che si crea una squadra Italia. Purtroppo, ti dico, quest'anno con la questione Covid è stata un po' meno, perché comunque c'era, tutti quanti avevano un po' questo terrore di risultare positivi. Beh, immagino. E quindi era un po' che sì, facciamo squadra, però ognuno a casa sua. Cioè, sì, era un po'... c'era un po' di diffidenza, ma non era cattiveria, era proprio che... Sì, certo. Cioè, immaginati, tu ti sei allenato 5 anni, poi non fai la gara perché sei risultato positivo, perché hai stretto la mano a uno che non conoscevi, cioè... Anche solo il pensiero ti frena comunque. Sì, perché poi la cosa folle dell'Olimpiade è che se vuoi, cioè poi dopo ci sono altre gare, no? Mondiali, europee, eccetera, però per vincere una medaglia alle Olimpiadi tu devi proprio avere anche la fortuna e la tecnica, l'allenamento di esserci al massimo quell'anno lì, cioè poi sì, dopo sì, devi aspettare altri 4 anni, comunque credo nella vita di un atleta quante Olimpiadi si possono fare al massimo, cioè pochi ne hanno fatte 5, quindi 4, ma 3 forse le fai al top, no? Di solito. Sì, poi dipende sempre dallo sport, però sì, in generale l'Olimpiade è sempre un'occasione che ti viene data, quindi sta a te un po' anche sfruttarla in un certo senso. Ok, a proposito di Covid, tu avevi avuto il Covid tra l'altro a sì, fine 2020? Sì, io ho fatto il Covid a ottobre 2020 e diciamo che è stato... Guarda, allora, me l'avessi chiesto a ottobre 2020 ti avrei detto male. È stato un momento bruttissimo. Col senno di poi ti dico, sai che forse è stato uno degli eventi determinanti del 2021? Nel senso che io ho fatto il Covid, l'ho avuto in concomitanza, cioè praticamente io sono tornato dalle vacanze, io faccio una settimana di vacanze all'anno. Ok. E sono andato giù a Palermo, tra l'altro coincidenze... Nello stesso periodo in cui girava il video, quella di quella tizia di Mondello. Che non ce n'era il Covid. Esatto, io lì l'ho preso, penso a te. Ok. E vabbè, a parte questa retroscena così. No, l'hai un po' maledetta in quel periodo. Sì, guarda, tra l'altro. Quindi io sostanzialmente ho fatto una settimana di vacanze e poi mi sono sfondato, perché poi figurati a Palermo, mangi e basta fondamentalmente. E lì riesci e poi... a dirti sfogati? Cioè... Io ci riesco, poi altri okay, non so. Poi... E dici, poi dopo tanto so che con l'allenamento recupero, ok? Ma sì, io considero, ti ripeto, io faccio una settimana all'anno, quindi sì, per una settimana posso farlo. Poi e questo quanto ha ridotto la tua possibilità di allenarti subito dopo quella settimana di vacanze? Tantissimo, perché io sono tornato da una settimana, poi sono dovuto stare 2 settimane a casa... perché ai tempi era 2 settimane la convalescenza, sì, per cui io sono tornato dopo 3 settimane di niente, avendo fatto una malattia che comunque ti debilita sotto tutti i punti di vista, sono tornato che cioè, facevo ridere. Però ti dico, ho avuto un momento di depressione terribile, perché mi sentivo vecchio, mi sentivo fuori forma, e, insomma ho pensato veramente di... cioè che ho detto, non ce la faccio. Poi non so cosa è successo, ho avuto questo rimbalzo che ho detto no, devo reagire, e quella spinta, quella grinta lì che ho avuto all'inizio poi l'ho tenuta per tutto l'anno, e quindi poi non so, un po' il fatto che comunque avendolo già fatto ero un po' meno preoccupato di prenderlo di nuovo, un po' il fatto che mi sentivo sempre indietro, quindi avevo questa voglia di fare che non me la toglievo di dosso, poi alla fine è andato tutto alla grande, nel senso che io sono
tornato con una voglia di allenarmi fuori dal normale. Infatti volevo chiederti, cioè l'atleta, lo sportivo, che rapporto ha con questi stop che possono essere come per te è stato il Covid oppure un infortunio? Non so se hai mai avuto per via del tuo sport magari degli infortuni alla spalla o al braccio, Sì, beh, cioè... è terribile. Cioè, io penso che l'infortunio sia veramente la cosa peggiore che possa capitare ad un atleta. Ma allora, io poi ognuno li vive a suo modo. Ci sono atleti che dicono: vabbè, fa niente, atleti che si struggono la vita. Io sono uno di quelli che si strugge la vita. Io proprio. Poi perché altro che. Cioè, io almeno continuo a pensare: che scemo che sono. Perché ho sbagliato quella roba lì, quell'esercizio lì, perché dovevo farlo, cioè, Quello è sono brutto uno che si quando... flagella, poi ognuno, ti ripeto, ognuno reagisce a modo suo. Ma lì poi sta a te ritornare sulla giusta strada da un punto di vista anche cognitivo o c'è un team che coinvolge, che ne so, anche uno psicologo, un mental coach, un motivatore che dà una mano o credi che sia più poi un lavoro che devi fare tu con te stesso, nonostante ci sia magari qualcuno dietro? Io non so, cioè quando tu mi dici dell'allenamento, alimentazione, io no, mi chiedo se è una cosa che poi gestisci tutto tu nel quotidiano oppure se hai No, il no, nutrizionista, gli allenatori, i io ho un coach. intero staff che lavora con me, non altro che. No, E vivo da anche dal punto di solo. vista mentale hai dovuto fare tu o hai sentito comunque che lo staff... No, allora, diciamo che l'atleta da solo è buono forse di farsi la pasta asciutta la mattina, non so io. Cioè, non è, io sono capace giusto di. Io ci metto la buona volontà, ecco. L'atleta deve, cioè, deve partire tutto dall'atleta. Se l'atleta non vuole fare una cosa, non c'è nessuno che gli permette, lo possa convincere a farla. Quello che succede è che l'atleta deve un po' farsi autoanalisi da solo. Io ho una mental coach, ho una nutrizionista e ho un allenatore che mi stanno dietro H24, per cui chiaramente sono aiutato, soprattutto dal punto di vista dietetico, Beh, nutrizionale, adesso quello non so quale sia la sicuro. parola corretta. Considera che la nutrizione va oltre il mangia questo, mangia quello, nel senso che la nutrizione è a tutti gli effetti parte dell'allenamento, nel senso che, faccio un esempio, Sì. prima di una gara è venuta la nutrizionista, ha fatto dei suoi test, che deve fare lei, e mi ha detto: guarda, sei troppo stanco, devi fermarti. E quindi con l'allenatore abbiamo modificato l'allenamento per assecondare anche il corpo, perché poi il problema è che si creano, durante i periodi di allenamento si creano delle disparità tra quello che l'atleta vorrebbe fare e quello che può effettivamente fare. Quindi In c'è quanto bisogno tipo sempre. calorie che bruceresti facendo un'attività e... Sì, non è proprio un discorso di calorie strettamente inteso, però sì, concettualmente sì, è un discorso di vari aspetti che devono tutti quanti essere coordinati sia dal punto di vista motorio, fisiologico, diciamo, sia dal punto di vista alimentare che dal punto di vista mentale. Per cui io ho anche la mental coach che però nel nostro sport almeno non fa tanto lavoro di motivazione quanto ti aiuta a indirizzare i pensieri. Cioè, io non è che mi devo motivare, però magari, che ne so, ho bisogno, c'è un periodo che sono particolarmente ossessionato da un aspetto tecnico o fisico, eccetera, e lei mi aiuta a incanalare più o meno bene l'attenzione, piuttosto che. Poi, vabbè, si fanno anche altre cose, ma entrerei veramente molto nel tecnico e non è una cosa, diciamo, Ok, non è va bene. interessante, ecco. Io ho un'altra domanda, perché è un po' una mia curiosità da quando in realtà seguo soprattutto le Olimpiadi. Come mai in Italia c'è questo, diciamo, rapporto tra gli sportivi che vanno alle Olimpiadi e l'aeronautica piuttosto che la polizia, le fiamme gialle? E come mai un atleta capita, tra virgolette, in una di queste squadre piuttosto che in un'altra? Almeno com'è stato per te? Allora, beh, domanda interessante, perché non è una domanda che fanno spesso, sai? E tra l'altro Grazie. c'è Mi sto molta. improvvisando No, intervistatore, devi no, no, è una domanda, è una sapere. bella domanda, perché tra l'altro c'è molta ignoranza in materia, nel senso che ho sentito veramente di tutto. La verità è che in Italia, e questo so che potrebbe essere un po' una. Potrei scatenare l'ira iraconda di qualcuno in chat. In Italia lo sport professionistico non esiste.
Cioè, lo sport a livello professionale, strettamente inteso, esiste soltanto per calcio, basket e forse, credo, pallavolo. Forse c'è qualche squadra di rugby, ma tolto quello, lo sport professionistico, strettamente inteso, non esiste in Italia. Quello che Ok. esiste è un rapporto di collaborazione tra il CONI e le forze armate, che permette a sportivi come me, Jacobs, ma Pellegrini, di fare quello che fanno. Io adesso non mi voglio mettere sul loro stesso piano perché, per carità, anche Beh, lì però sono intoccabili. Però intanto il hai concetto è citato che... tre persone che hanno vinto una medaglia a Tokyo. No, ma ce ne sono tantissimi altri, non meritevoli come me. Pellegrini ne ha Però vinte altre cose. il concetto è che o sei tipo super ricco e quindi puoi mantenerti tranquillamente, o hai degli sponsor. Per esempio, a Pellegrini non è in un gruppo sportivo, sta nell'Aniene, se non sbaglio. L'Aniene è una società che si può permettere perché ha dietro liquido della moneta e si può permettere di pagare gli atleti. Ma se tu vieni da una città come Pavia, che speranze hai? Poi un conto è se fai atletica, che magari c'hai i gettoni, c'hai gli sponsor, ma se fai canoa, non è che girano soldi nel mondo della canoa. Per cui l'unico modo che hai per fare sport da professionista è entrare in un gruppo sportivo, ossia in una sezione dedicata delle forze armate e non, perché ricordo, la polizia non è una forza armata, cioè non sono militari, è Ok. una forza dell'ordine, che ti permettono, ti stipendiano sostanzialmente per fare l'atleta. Però è una cosa, una sorta di convenzione che il CONI fa con le forze armate, perché altrimenti non ci sarebbe un modo per sostentare gli atleti. Perché comunque io quest'anno ho preso la medaglia, prendo il premio medaglia, ho dei soldi, però sono, prima di tutto, sono dei soldi che non ti permettono di vivere, di campare. Se devi pensare che devi pagarti tutto quanto quasi, che cosa c'è? Non ti Che resta cosa ne niente. In rimane, più, dici? per uno che prende medaglia ce ne sono 1.000 che invece non la prendono, quindi cosa, loro come campano? Per cui si creano queste collaborazioni con i gruppi sportivi. Poi la scelta del gruppo sportivo varia a seconda dello sport, a seconda anche della disciplina. Io ho avuto questo, io ho conosciuto la mia coordinatrice in aeronautica, che è Larissa, il maresciallo Larissa, e niente, lei mi aveva chiesto se ero interessato a entrare in aeronautica, le condizioni a cui loro mi avrebbero ingaggiato mi stavano bene, e poi sono entrato. Ah, Cioè, fai un ok. concorso che tra l'altro è un concorso pubblico, chiaramente è un concorso dedicato per gli atleti, per cui il curriculum che conta a livello di punteggio è quello sportivo. Ah, ok, quindi è un concorso pubblico dove il tuo curriculum è quello che hai fatto fino a quel momento a livello sportivo, non so, di tempi anche, cioè. Sì, è più una questione di piazzamenti, cioè quanti campionati hai vinto, quante presenze in nazionale hai, poi vabbè, c'è un po' di tutto. Ok, grazie perché mi interessava sapere un po' come si passasse da iscriversi alla canottieri ogni anno a andare a Sì, fare chiaramente le gare devi avere a così. tuo supporto dei risultati, cioè ti faccio l'esempio, io vinco, che ne so, vinco i campionati italiani un anno. Ho 18 anni, l'anno dopo passo senior, continuo a vincere campionati, vinco un anno, vinco due, faccio il concorso perché voglio esce il concorso, che ne so, in polizia, faccio il concorso e entro in polizia, tutto qua. Però Ok, se quindi c'è è come uno se. che ha vinto più gare, io non entro. Ok, quindi è come se tu fossi formalmente un militare, però Sì, no, poi. io non sono formalmente, io sono a tutti gli effetti un Cioè, tu sei militare. a tutti gli effetti un militare, Però ok. io ho i gradi. Però la mia mansione all'interno dell'arma è quella di fare l'atleta. Ok, era interessante questa cosa. Ah sì, io volevo chiederti poi, per quanto riguarda tipo il tempo libero, tipo uscite, hobby, eccetera, quel poco diciamo che hai, tu come lo gestisci? In che cosa trovi un po' il modo per Io in realtà scaricarti? io ho un sacco di hobby. Ok. No, io a me piace molto pescare, quindi quando posso vado a pesca, gioco a freccette. Ogni tanto strimpello la chitarra, faccio cose, insomma. Poi vabbè, io tempo libero ne ho avuto abbastanza poco fino all'anno scorso. Poi l'anno scorso mi sono laureato e dopo la laurea, diciamo, ho avuto un po' più di tempo Ah, libero. quindi tu riuscivi a allenarti e anche studiare per la laurea? Dai, Sì, non è stato molto facile, però ce l'abbiamo fatta, che diciamo. laurea è? Sono laureato in ingegneria dei materiali e delle nanotecnologie.
Cavolo, ok, come si integra lo studio e lo sport? E secondo te uno aiuta l'altro o è invece... Perché io per esempio quando studiavo all'università, io ho studiato psicologia all'università e per me fare sport, io all'epoca andavo in palestra, insomma, adesso non è imparagonabile, però comunque per me era molto utile bilanciare quello che poteva essere un po' un'attività del cervello, un allenamento del cervello con lo studio e poi sfogare facendo uno sport. Sì, allora, beh, diciamo che c'è una cosa che io ho voluto fare a tutti i costi, non mi sento di consigliarla a nessuno. Però Dici se consigli più o una o l'altra, insomma. sì. Cioè, no, poi, oh, se uno lo vuole fare, si può fare, eh. Non è facile, ti stai impegolando in una delle peggiori esperienze della tua vita, però se riesci a farla, tanto di cappello. Come si conciliano? Io facevo così. Io, per esempio, sono uno che riesco a studiare, tipo, se io metto lì mezz'ora, io riesco a studiare, mi concentro subito. Altri devono studiare tipo 8 ore di fila, perché sennò non riescono a combinare niente, ognuno ha i suoi metodi. Io ho un po' imparato per necessità. Io facevo, che ne so, facevo colazione alle, no, 7, poi tipo alle 7:15 finivo colazione, 7:30 fino alle 8:30 studiavo, poi 8:45 andavo a fare allenamento, che ne so, finivo a mezzogiorno, studiavo una mezz'orettina prima, o un'ora o tre quarti d'ora prima di andare a pranzo, Porca poi miseria. andavo a pranzo e se riuscivo a rimanere sveglio, cosa che poi una volta che ti abitui riesci a fare, studiavo il pomeriggio, tornavo ad allenarmi e quando... La sera però tendenzialmente non studiavo mai, ecco. Beh, anche mi immagino che sei un po' stanco la sera. Sì, mi ero... più che altro che mi ero autoimposto di non studiare la sera per un semplice fatto di sanità mentale, cioè... Perché poi sennò mi ero reso conto che tipo se studiavo anche la sera poi dormivo male, insomma... Perché il mio cervello restava molto attivo e Sì. quindi dormivo male, la qualità del sonno era bassa, poi il giorno dopo facevo fatica, eccetera. Ma come hai scelto di studiare ingegneria? Cioè, è stato più per passione, per interesse o Sì, perché vuoi... mi piaceva, e volevo fare qualcosa, l'avevo iniziata perché io non pensavo di diventare un professionista, sinceramente. Ah, ok. L'avevo iniziata perché ho sempre avuto una passione e un'attitudine anche per le materie scientifiche, quindi avevo iniziato ingegneria meccanica a Pavia. Cosa è successo? Che un po' per caso in realtà io ho continuato ad allenarmi, poi questa passione, questa cosa cresceva sempre di più, l'ambizione cresceva, cresceva tutto, anch'io vedevo che miglioravo, continuavo a migliorare sempre di più, sempre di più, sempre di più. Quindi sono riuscito un po' per caso, non è che io ci abbia mai pensato più di tanto, è una cosa che è un po' maturata col tempo e alla fine mi sono laureato triennale. Poi i miei genitori volevano, ci ho messo un bel po' a laurearmi triennale perché i primi anni di università, ciao, facevo proprio il contrario di quello che avrei dovuto fare. Considera che ero l'unico che studiava in nazionale, quindi sai... Quando sei da solo era difficile, ecco, riuscire a anche avere la forza mentale di tutti quanti fanno una cosa e tu ne devi fare un'altra. Eh beh, certo. Quindi ci ho messo tipo 5 anni a finire il triennio. Poi ho fatto un anno di pausa per l'Olimpiade di Rio. I miei genitori mi hanno pressato tantissimo perché finissi la magistrale. Quindi dopo Rio mi sono iscritto alla magistrale e ho fatto il 2017, mi sono preso un anno sabbatico dai raduni, per cui mi allenavo però senza fare gare, senza fare raduni all'estero, cioè diciamo, senza fare l'attività di nazionale e sono riuscito a fare praticamente un anno e mezzo in un anno, quindi ho dato, boh, non so, 13 esami, non lo so, non mi ricordo quanti erano, un botto comunque, ma sono veramente tantissimi e poi praticamente ci ho messo 2 anni a fare i restanti 6 mesi alla tesi. Cioè, quindi, ok, mi piace comunque come insegnamento perché è un po' come dire se lo vuoi fare lo riesci a fare, perché se una persona riesce a Sì. laurearsi in ingegneria e nello stesso tempo ad allenarsi a questi livelli, però immagino insomma, adesso è la seconda volta che mi citi dei tuoi genitori, quindi è un po' come se fosse da un lato anche un po' una pressione che sentivi, non so, le aspettative dei tuoi di completare gli No, no, studi. senza che sentivo, proprio loro mi dicevano, oh, allora quando ti laurei. Loro sono sempre stati molto, cioè mi hanno sempre supportato molto nella mia attività di atleta. Diciamo, loro hanno sempre detto fai quello che vuoi. Però la fortuna mia è che sono sempre rimasti molto realistici, molto concreti anche. Per cui mi hanno sempre detto preparati un piano B.
E altri sport che segui? Quindi tu hai detto segui il basket. Io in realtà ti dico la verità, l'ho seguito gli anni scorsi, quest'anno ero molto concentrato su quello che facevo in canoa, quindi non ho seguito tanti sport, ho seguito le freccette, non so se Ah, qualcuno le freccette, ma io le seguivo in TV, sono belle da vedere in realtà. sì, sono belle, Cioè, pazzesco, però io vedo sempre questa atmosfera come se fosse tipo i saloni dove ci sono le gare di poker, perché c'è sempre un po' quel clima tipo moquette, tutti eleganti, sì, no, però poi dopo è tutto attenzione No, sulle beh, bello, freccette. bello, no, mi piace. Però in realtà io sono un pessimo sportivo, nel senso che io faccio proprio fatica a seguire lo sport. Cioè a me non piace guardare lo sport in TV, mi annoio. Ma pure guardare la canoa, eh. Cioè, chiedilo a chiunque, io penso che avrò visto, boh, forse ho visto le mie gare, perché va bene, le devo guardare per Te le analizzarle, studi. qualche altra gara di qualche avversario, qualche gara di qualche amico, ma poi non è che sono uno che si va a vedere le gare su YouTube, eh. Ok, quindi tipo anche calcio, non è che lo segui in un Io, paese guarda, dove diciamo. io a metà del secondo tempo della finale dell'Europeo sono andato a dormire. Ok, vabbè, però posso dire adesso a distanza di neanche un mese poi avevi la gara, quindi ci sta anche che non Sì, no, prendessi orari ma strani. boh, poi a me il fanatismo in generale non piace in nessuna sua forma, Ok. però proprio il calcio è uno sport che mi piace vedere se vado a vedere la partita al bar con gli amici, allora ci crea quell'ambiente un po' goliardico, però già se c'è anche solo una persona che fa il preso bene e se faccio una battuta stupida, perché comunque io non seguendo il calcio, magari mi scappa la Ok. battuta e inizia ad arrabbiarsi, già lì non vado più, perché cioè, no, devi rompere. Poi a me non piace tipo la gente che non ha mai toccato una palla in vita sua, non ha mai neanche provato a fare uno sport, e sono tutti esperti, tutti E allenatori, tutti criticas. fenomeni, tutti che ne sanno più di tutti. A me quelle robe lì fanno un po' scendere, insomma, l'entusiasmo, Ma a ecco. proposito di Quindi questo, le critiche della gente che poi in fondo non ne sa, no? Un po' come i classici profili social di giocatori di calcio, di giocatori anche di altri sport, però principalmente di quegli sport dove appunto c'è alto fanatismo, dove se fai una partita male ti becchi degli insulti, minacce, eccetera, se le fai bene sei un idolo. Per come sei fatto tu di carattere, quindi ti va bene la canoa, cioè in fondo è sì. uno sport dove in quello. Cioè quanta Ma guarda, risonanza hai avuto social dopo aver vinto la medaglia a Tokyo? vabbè, io non sono molto, cioè non sono molto social, ecco. Ma semplicemente che non mi piace condividere gli affari miei sui social network. Non è una cosa che faccio volentieri, ma non perché abbia chissà che roba da nascondere, è proprio che in generale, ma anche nelle relazioni personali con i miei amici, non sono uno che ti scrive ogni momento. O che comunque sta sempre addosso alla gente. Io sono uno che tipo ho un po' le mie idee su alcune robe. Ma A guarda me che non piace. se vuoi dirle, se vuoi sfogarti, guarda che No, no, è io nel posto giusto. no, io non mi voglio sfogare. Il mio problema con i social network è tipo che io li vivo come se fosse intrattenimento, no? Perché in teoria è Ok. quello che sono. Poi oggi sono diventati realtà, però la verità è che sono intrattenimento e chi li vive in maniera diversa da intrattenimento li sta vivendo nel modo sbagliato, per Sono come la vedo d'accordo. io. A me è sempre piaciuto il cinema, è sempre piaciuto l'arte, mi piacciono queste cose qui, per cui se devo metterti una cosa su Instagram, su Facebook, su quello che è, deve essere una cosa fatta bene, deve esserci un Ok. pensiero dietro, ma perché è un problema mio, non è che, non dico che sia una cosa giusta quella che dico No, io, però è proprio un disagio mio che ho, per cui cioè, se c'è dietro un concetto, un'idea, per me può essere postata. Perché è intrattenimento, no? Poi può piacere, non piacere, diventare virale oppure no. Quello è secondario. Però se c'è dietro un'idea, per me vale la pena di essere postata. Se io devo mettere, che ne so, il video boh, del posto in cui sono a mangiare, così, a random, non mi viene voglia di farlo perché è un video fatto male, è un video che non ha senso, non ha un significato. Capisco che non sia il modo in cui è giusto usare i social, però purtroppo io ho Boh. questo Ah, ma sai, in problema. realtà, tipo Instagram non è mica nata comunque come un social dove si condividevano le foto, no? Come YouTube è dove si Sì, fanno i video. io sono un grande fan della post-produzione, posso dirlo. A me piace la post-produzione. Ok. Per cui l'idea Per del prendo in mano, faccio la storia un po' così tremolante di cui. che No, sono esatto, a me al non piace. bar. Cioè, tipo la gente che condivide 2000 storie. Oh, a me
Certo. Schippi tutto. Schippo tutto. Mi piace di più una storia con un'idea fatta male, però che ha un'idea, piuttosto che la storia di uno che ti posta delle sue nuove scarpe, così, boom, foto delle scarpe che non vuol dire niente. Io in realtà sono un grande fan dei social network e di Instagram in particolare, perché secondo me ci sono dei bei prodotti su Instagram. Ci sono delle robe valide, io sono un grandissimo fan dell'idea che c'è dietro Instagram. Ok. Non sono un grande fan di alcune dinamiche e non sono un grande fan dell'utilizzo che ne fanno alcuni, soprattutto i più giovani, per i quali Instagram diventa l'unica realtà, no? Sì, diventa un po' dove Però trovi per... amici, dove trovi la ragazza, dove capisci chi sei, perché poi se lo Sì. usi quando sei molto piccolo è come se lo utilizzassi come specchio per plasmare un po' la Sì, tua identità. che è un discorso Ma un po' da boomer, permettimi, sì, infatti, però siccome siamo questo più o meno lì siamo, lì come età, siamo questo simili, siamo. non vorrei anch'io cascare in questi discorsi del tipo ai giovani d'oggi. Ma comunque, uno chiede il tuo piatto preferito, l'altro risponde vuoto, ma in realtà prima che lo svuotassi, qual era il tuo Perché poi piatto internet è preferito? un posto stupendo perché c'è della gente geniale. Cioè, Sì, capito? La no. gente cioè, è geniale. I meme fatti bene, secondo me, sono proprio un Sì, nuovo sono una roba. livello di Io umorismo. sono fan incredibile dei meme. Cioè, per me sono l'umorismo del 2000. Cioè, Sì, i sì, sì. meme sono dei meme che mi restano in testa meglio di alcune battute di alcuni comici famosissimi. E quindi qual è il tuo piatto preferito? Ne ho svariati. Allora, diciamo salato. Qual è il mio piatto preferito? Direi che perché c'è legato, diciamo, un discorso affettivo, direi la pasta al forno. Gli anelletti al forno, i miei genitori sono palermitani, quindi la pasta al forno, l'anelletto al forno, forse è il mio piatto preferito E io tutti i un'altra tempi. cosa adesso, entriamo nel territorio più meme. Allora ti spiego, io ho commentato le Olimpiadi ad agosto in live per un semplice motivo, che non ero in vacanza. Certo. Cioè Twitch si è spopolato e io ero a Milano, andavo in vacanza dopo, quindi sono diventato così, avrei preferito essere in vacanza, ma sono diventato un po' lo streamer che commentava le Olimpiadi ogni notte, facendo orari che erano folli perché sai tu eri a Tokyo, però noi comunque per Sì, seguirti qua erano le 3, voi poveri forse erano le... stronzi, Noi tre stronzi, del che poi uno mattino. dice ce lo meritavamo perché tu tutto l'allenamento adesso per una notte dobbiamo stare in Ah sì, piedi. troppo in una Ok, notte, dai. esatto. E noi abbiamo guardato tipo le 3, eccetera, così. E io dopo un po' ho staccato, ho detto ragazzi, vorrei provare quell'emozione lì. Cioè, io vorrei andare, vorrei chiederti come, voglio averti come coach adesso. Consiglio molto importante: se io volessi andare alle Olimpiadi, ok, ora, cioè parto da zero, ho 28 anni, io ho Certo. pensato. Cioè, ci può essere un modo, cioè tipo se io trovo altri tre stronzi e ci mettiamo a giocare a volano e vengo preso da, non so, da San Marino, ce la posso fare? Cioè, chi altro gioca a volano a San Marino? Però poi mi spiegavano che in realtà comunque per andare alle Olimpiadi devi prima fare le gare Sì. internazionali, quindi tu puoi essere migliore di San Marino, ma se poi non riesci a superare un certo livello non vai alle Olimpiadi. No, non è così facile andare. Quindi io Dipende com'è sempre che dallo potrei sport. fare? Dipende sempre dallo sport. Ti dico la verità, se tu volessi iniziare a 28 anni, probabilmente non c'è nessuno sport che tu potresti fare per arrivare Niente, alle lo sapevo, l'ho Olimpiadi. detto io, non ci credevano. Loro dicevano: no, ma guarda che se adesso padel, adesso lo Purtroppo, aggiungono. sai cos'è? Il problema è che dipende dallo sport. Io non conosco tutti i sistemi di qualifica di tutti gli sport. Però bisogna sempre pensare che magari nella nostra cerchia di amici, eccetera, uno sport non è molto conosciuto, ma all'estero c'è una cultura sportiva molto più ampia della nostra. Per cui tu puoi essere quello che vuoi, però fuori la gente pratica gli sport e ne pratica tanti. Quindi magari non è così facile qualificarsi. Cioè, ti dico, io mi sono messo a fare canottaggio, ma in realtà non so se avevo il fisico adatto per farlo, o le capacità per farlo. Mi è venuta una schiena così, però poi dopo 3 anni ho smesso. Poi avevo fatto, il massimo sono stati i regionali di nuoto. Basta, però capisci che. Il problema è proprio che c'è poca scelta. Se ad un ragazzino non vengono presentate delle alternative, lui che ne sa? Anch'io banalmente, se mio padre non avesse fatto canoa prima di me, io non credo che avrei mai iniziato. Magari sì, chi può dirlo, però secondo me lo scopo anche un po' dell'atleta di alto livello deve essere quello di promuovere lo sport e di in qualche modo invogliare i giovani, perché di fatto si parla di giovani, a iniziare, di mettersi in gioco. La fregatura, sai qual è? Che giocare a calcio è facile, perché prendi una palla, ci tiri quattro calci e giochi. Poi puoi essere più o meno bravo, però c'è la squadra, ci sono le robe, tutto bello.
sei riconosciuto anche socialmente, no? Se sei un calciatore, la gente non ti guarda strano. Se invece fai uno sport come il mio, che magari sabato non puoi uscire perché c'è allenamento, ti alleni tutti i giorni, fuori ci sono 2 gradi e tu esci in barca, fai una fatica bestia, sei da solo. Cioè, è uno sport duro, è uno sport che ti richiede una fatica anche mentale che altri sport non ti richiedono. E poi, soprattutto, banalmente, per fare il mio sport ti serve un corso d'acqua, una pozzanghera quantomeno. Cioè, se vivi in montagna e non c'è. Cioè, Vabbè, fai come si chiama? Quello, il rafting, no? rafting, Quello. certo, c'è anche la canoa di discesa, la canoa Sui slalom, però ci fiumi. deve essere un corso d'acqua navigabile, Ok. capito? La canoa è un esempio, però per esempio le piscine ci sono ovunque. Eppure anche la piscina, anche il nuoto è uno sport durissimo. Cioè, lo sport è forse uno degli sport più duri che ci sono, perché anche se sei tutto il tempo lì a guardare sta linea che ti passa davanti, per questo non hai una volontà di ferro, è Vero. difficile che tu possa andare avanti. Tra l'altro qua mi scrivevano, cosa ne pensi del sistema scolastico che è rimasto molto indietro riguardo all'introduzione allo sport per i giovani? E mi ha fatto venire in mente che quando andavo io al liceo c'era una ragazza in classe con me che andava a fare le gare di scherma e solo per lei proprio chiudevano un occhio se c'era l'interrogazione lunedì, ma come se le stessero facendo un favore. E quindi Sì. effettivamente mi ha fatto venire in mente di come lo sport sia un po' visto ancora come un... E ho capito, ma poi quando studi? Guarda, ti porto la mia esperienza, ma prima lasciami essere polemico, la scuola italiana non è indietro, la scuola italiana, per la scuola italiana lo sport non esiste, cioè lo sport è una cosa che ti impedisce di Tranne crescere. il quadro svedese, mi rompevano i coglioni. Il quadro Ma adesso non svedese lo fanno più devi neanche quello, non fare fanno più neanche quello, benissimo, però adesso no, non però fanno è più vero, neanche certi quello. sport proprio Sì, per la guarda, io ti scuola. posso dire la mia esperienza personale. Che tu ti chiedono, sai, gente incontri per strada, cosa fai nella vita? L'atleta, e la risposta che ti danno è sì, ma c'è di lavoro, cosa fai? Sì. Che poi io non ho capito poi il lavoro alla fine che cos'è per queste Sì, persone. perché di fatto se tu non dici una cosa che loro conoscono, comunque se il tuo lavoro non è sederti davanti a uno schermo, non è capito, la gente non concepisce, cioè io mi sento di fare un lavoro che però è un lavoro che banalmente mi piace. Cioè, la cosa che sconvolge di più la gente è che io faccio una cosa che mi piace. Ma tu, a proposito di questo, tu credi di essere arrivato già al massimo della tua carriera o stai salendo ancora? Cioè, punti ancora più in alto? Perché secondo me cambia anche un po' a livello di motivazioni, preparazione, obiettivo che ti poni. Allora, questo è un discorso un po' complesso. Allora, io mi sento che dal punto di vista, come dire, formativo sono arrivato al massimo. Cioè io non credo che dal punto di vista proprio delle esperienze di vita, anche se non è la parola giusta, cioè la canoa ormai non mi può più insegnare quasi niente, però io ho ancora tanto da imparare dal punto di vista tecnico e dal punto di vista prestazionale su altre distanze. Mi spiego meglio. Da quest'anno la mia distanza, i 200 metri, non saranno più olimpici. Per Ah, non lo cui, sapevo questo. sì, per cui io mi dovrò reinventare in un'altra distanza, in un'altra barca, che probabilmente sarà un, no, senza probabilmente, sicuramente sarà un equipaggio, quindi o 2 o 4. Il che significa che per me saranno esperienze, non totalmente, ma saranno esperienze nuove, sia a Mamma livello mia. sociale, perché ci sono dei altri aspetti che sono importanti, sia a livello tecnico e a livello di allenamento. Quindi io non credo che cambierò il mio modo di essere, cioè io resterò l'atleta che sono, però imparerò delle cose nuove, mi metterò di nuovo alla prova in esperienze diverse. Diciamo che si è chiuso un grosso capitolo della mia vita, però se ne sta subito aprendo un altro, no? Ma Ripeto, io io quello che volevo faccio dirti quello è, che ma mi hanno tolto piace. questa, ma ne ha messe altre per la canoa o la canoa proprio Hanno per... rimaneggiato tutte le gare, ci saranno solo 3 gare, sarà solo K1 1000, K2 500 e K4 500 per quanto riguarda i kayak maschili. Io ho fatto K1 200. K1-200. E invece tu sei K... Io ho fatto K1 200. K1-200. E i numeri di fianco alla K cosa vogliono dire?
È il per chi numero di non... persone che sono sulla barca. Ah, ok, per chi non lo sa, io per esempio più o meno avevo K1 capito. significa un singolo, diciamo, K2 sono in 2, K4 sono in 4. Noi abbiamo apprezzato molto la gara, cioè per me è un peccato l'abbiamo tolta, perché è proprio bello vedere anche dall'alto come si parte, e poi secondo me tutte le gare di velocità che si consumano in meno di un minuto hanno molto più senso al giorno d'oggi, perché sono molto più facili da essere viste, no? Anche banalmente ci stanno in una storia di Instagram, vedi che torna Instagram, cioè mette Ma è le vero, gare più ma guarda che, lunghe... ma tra l'altro creano molto più, come dire, sono molto più godibili anche da Sì. Perché chi non è esperto dello sport. vede la sfida con se stesso, la sfida anche con la velocità, che Sì, poi piace molto la e soprattutto velocità. ve vede, secondo me, quello che piace alla gente è vedere il testa a testa. È restare anche un po' col brivido di vedere tutta questa gente che arriva a non capire, avere quell'attimo di dire ma sì, ma no, ma forse, ma boh. Anche ma secondo me è arrivato così, no, è arrivato così, quel momento di confronto, no? Sì. Di chiacchiera da bar che piace, agli italiani piace tantissimo. Sì, no, anche noi è piaciuto. Perché quando siete arrivati si vedeva solo la bandiera, ma non si vedeva il numero, Eh se era sì, primo, è secondo, quello, è terzo. quello, è quello, è quello. E c'era, tra l'altro, non mi ricordo se era forse Commento Rai, l'avrai rivisto. Commentatore alla tua gara ha urlato E il tantissimo. commentatore alla mia gara era il mio allenatore. Quindi mi ha Ah, detto, vieni a ecco. commentare la gara. E lui ha detto, ma cosa vengo a commentare? Cose che sarò lì impazzito. Era Lui, no, vieni a gasatissimo. commentare la gara. Poi, chiaramente, cioè, tu devi immaginarti che un commentatore, per quanto esperto, non ha quella percezione della gara che potrebbe avere un allenatore che ha costruito quella gara che sta vivendo. Per cui lui, appena mi ha visto a metà gara che ero lì, ha capito che io sarei arrivato subito coi primi. Quindi è Sì. impazzito, è andato fuori di testa. Infatti, qualche amico mi ha detto: guarda, bella gara, il commento. No, io devo Ma non è dire colpa com... di lui, non è un commentatore, lui è un allenatore, l'hanno preso, l'hanno messo lì Ma infatti mi in sembrava teoria. più tifoso che Eh commentatore, sì. perché poi c'era l'altro che diceva: però aspetta, dobbiamo ancora vedere. Poi fa: guarda come festeggia, è contento. Sa che ha fatto una grande gara. Sì. No, per noi che abbiamo commentata, cioè io penso di aver tutto il tempo detto: vai, vai, vai. Finale di canoa! Mandami in finale di canoa! Manfredi Rizza! Manfre! 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 Dai, ragazzi! Il baffo c'è. Bellissimo comunque. Voglio che vinca la medaglia perché è iconico. Sembra uscito dagli anni 30. Fantastico. Vai Manfredi, è una vita che lavori per questo, vai! È forte! È forte! Vai! Secondo? È medaglia comunque! È medaglia per Manfred! Fermi! Medaglia urlava tantissimo quello della Rai. Secondo. Grande Manfredi, dai comunque, vabbè, pa cazzo di tanto così. Non è arrivato sesto. Lui potrà dire: e ho vinto l'argento alle Olimpiadi Tokyo 2020. Urla, festeggia, porca di una vacca. Beh, alla Perché... fine cosa vuoi dire? Cioè, Cioè. perché poi è vero, nelle inquadrature quelle di lato non capisci neanche bene chi è primo. Sembrava lui molto più avanti, ma poi vedi come si chiamano? Tipo i galleggianti, e vedi che in realtà era poco il distanza. Cioè, C'è un po' di probabilmente parallasse che frega. alla lunga tu stavi andando molto più veloce alla fine, Sì, giusto? Confermi. diciamo che ho fatto la gara più veloce di lui. Lui è partito veramente, veramente forte e quindi ha preso quel piccolo vantaggio che non mi ha permesso poi di batterlo sul finale. Vabbè, però, cavolo, era... Cioè, l'hanno dovuto comunque calcolare Quattro di... centesimi era. Quanto Questo così? è un po' la... Sì, è veramente la parte brutta, se vogliamo, delle gare. Perché poi È sta a anche la parte te... bella. Sì, però sta a te decidere poi come metabolizzare, no? Perché poi tu mi dicevi, cazzo, stai lì a pensarci, tanto così. Magari se quello lì... Cioè, perché poi non è che vince il migliore, vince il migliore in quel momento, la Vabbè, è il giornata dopo, la gioco. giornata prima, il Sì, jet dai. lag. Cioè, però, insomma, È il secondo me gioco, è sai... il gioco.
È il È il gioco gioco. delle, il gioco dello sport. Ma poi tu dici fai lo scattino, perché io mi sono chiesto, allora raccontaci di quello che non si vede di quando tu sei sulla barca, cioè la parte sotto. Cioè, le gambe tu fai così coi piedini? Quando No, sei per bilanciare? il movimento in realtà parte come tutti, in realtà come tutti i movimenti nello sport in generale in cui si usa tutto il corpo, il movimento parte dalle gambe. Tutta la propulsione che io do alla barca in realtà viene data dalle gambe. Immagino. Cioè, non si vede, ma in realtà Quindi non sei seduto fermo. Cioè, è tutto il no, corpo che si sta è tutto il muovendo. corpo che si muove. In realtà praticamente il 90% del lavoro tecnico che uno fa è riuscire a utilizzare tutto il corpo. La difficoltà di questo sport è che è uno sport di forza, ma con una componente tecnica altissima. Si vede. Qui, e Cioè, quindi si nota. non è tipo come il nuoto che ha una componente tecnica molto alta, ma non ha una componente di forza fisica molto elevata. In più ha come difficoltà che tu hai due mezzi, perché hai la pagaia e la barca, e ti muovi in un mezzo ibrido, perché hai l'acqua sotto e l'aria sopra. La cosa brutta è che è uno sport difficilissimo, oggettivamente difficilissimo, ma che è davvero molto poco comprensibile da chi non lo conosce. Per cui se una persona vede questo sport sembra tutto molto facile. In realtà poi quando vengono a provarlo si rendono conto di quanto è difficile e Dico, ah, vogliono ma non è mollare per come quello. quando vado a vedere le grotte nelle isole greche che Eh no, no, anche perché molti si aspettano quella cosa lì, molti si aspettano la canoa dal mare, no? Poi magari arrivano lì che ti dicono: no, ma io vado sempre in canoa. Vabbè, ma in vai. Sardegna Poi, ho un amico che me la dà a fine esatto. giornata, ma Poi salgono sulla sì. canoa. E non riescono neanche a starci sopra, capito? Perché anche la stabilità è un tema. Ti ho detto, il problema è che per far capire quanto è difficile uno sport come questo dovresti prima provarlo. E purtroppo, mentre tutti quanti abbiamo mai provato a correre, a nuotare, a giocare a calcio, a giocare a basket, quanti hanno mai provato a salire su una canoa da competizione? No, è difficile anche già solo stare in 1%. equilibrio, in realtà, cioè già solo sentire, perché è una cosa che posso un po', avendolo fatto, ovviamente quando ero più piccolo, l'ho fatto per 3 anni, canottaggio, però comunque ti senti che sei nell'acqua, cioè non vedi, è come se fossi tutto in acqua a un certo punto. Quindi è difficile È stare lì. difficile. Comunque, qua mi chiedono quali altri risultati italiani ti hanno sorpreso di più e ti hanno fatto particolarmente piacere. Questa è una domanda che piace magari sentire a chi ha seguito anche le altre gare. Innanzitutto la vittoria delle due ragazze nel canottaggio, Valentina Vabbè, vero. Rodini e la compagna. Vabbè, le conosco personalmente, quindi ero super contento per loro. E anche per il bronzo del 4, anche per il doppio di Stefano Oppo e di Ruta, che vabbè, sono due grandi. Beh, poi sicuramente l'oro di Jacobs è stato, boh, per me che faccio velocità è stato bello, ti devo dire la verità, è stata una delle poche volte in cui sono stato veramente contento per qualcuno Bello. che non conoscessi personalmente, ecco. Però no, ci sono stati un bel po'. No, è stata una bella Olimpiade. Devo dire, è stata una ricca di emozioni in realtà per chi l'ha vissuta da dentro. Ecco, non so se da fuori è stato così, però. No, da fuori si è percepito. Vabbè, io ero a un certo punto ero un fulminato, cioè andavo a dormire, sentivo che vedevo già la mattina dopo, no? Dicevano, sono le 8 di mattina, ci sono 36 gradi, potrebbero accusare il caldo, e quindi stavo lì, dicevo, sono 36 gradi lì. E facevo tutti questi tipo pensieri Sì, diciamo che ti posso dire che si respirava proprio un'aria frezzantina. C'era Ah, tu proprio dici questa, come tipo cioè proprio sensazione che come si potesse vibrazioni, fare, come ok? vibrazioni c'era proprio questa sensazione di questo è l'anno dell'Italia, è l'anno in cui se l'Italia deve fare qualcosa la fa quest'anno. Vabbè, però è bello dai comunque tifare per gli altri poi quando sei lì Sempre. e dire cavolo mi spiace come invece essere contento per gli altri. Vuol dire che c'era il clima giusto come dicevi, no? Quindi un Sì. po' vedere gli italiani vincere dava poi, ci alimentava effettivamente quell'aria frizzantina che dicevi voglio Sì. anch'io proseguire quell'onda. Allora, diciamo che la vittoria di Jacobs ha veramente. La vittoria di Jacobs, beh, per quel che mi riguarda, anche la vittoria delle ragazze nel canottaggio, ma soprattutto la vittoria di Jacobs ha dato veramente, almeno a me, ha dato l'impressione che, cioè, no, non voglio sminuire quello che ha fatto,
Però è stato come se lui è riuscito a fare quella cosa lì, tutti possiamo riuscire a fare cose Il incredibili. nostro me, sì, Però esatto. non vorrei che fosse presa nel modo sbagliato, cioè non è che era facile per lui. No, Anzi, il no, no. contrario, siccome lui ha fatto una cosa incredibile, pazzesca, allora ti senti un po' come dire, dai, Sì, secondo me ho posso capito. riuscirci Vabbè, tu lo anch'io. dici perché magari si partiva con l'idea, figurati se un italiano può vincere i 100 metri, no? E allora tu dici, se l'italiano vince 100 metri, allora anche gli altri sport in cui noi ci consideravamo tipo sempre più scarsi, allora ce la possiamo fare anche noi, no? Esatto, Come tipo iniezione di fiducia. esatto, esatto. Però che figo, Anche e perché ecco, io volevo l'italiano. chiudere con questa cosa. Cioè, durante la diretta dicevo, io non voglio che lui dica sono quello che è arrivato sesto. Adesso hai fatto la tua miglior gara e puoi dire la prossima volta che ti intervisto dici, ciao, sono Manfredi Rizza, che è arrivato sul podio, ha vinto la medaglia d'argento in una gara che tra l'altro non si Ma ripeterà mai più perché l'hanno tolta, bastardi, e chiudi tutto, foto del piatto vuoto, te ne sai, in vai. realtà sai cos'è stata la cosa sai cos'è stata la cosa che mi ha più motivato dopo l'Olimpiade di Rio? Ho partecipato ad un evento qua a Pavia Sì. e come al solito i bambini, sai che sono innocenti, no? Non è che loro dicono le cose come stanno, no? Sì. In un momento in cui comunque tutti quanti mi, tra virgolette, mi fomentavano, no? Per il risultato, che comunque era un risultato importante, no? Perché non, era tantissimo che non si prendeva una finale, comunque ero arrivato vicino alle medaglie. Erano tutti molto contenti. In un momento come quello, un ragazzino, ma ci avrà avuto boh, 7 anni, mi guarda e mi fa: di che colore hai vinto la medaglia? Io ho dovuto, guarda, io non ho vinto la medaglia, sono arrivato sesto. Ah, vabbè. Questa è stata la cosa che io ho detto: no, minchia. Tu dovevi Perché? rispondergli, e tu cosa hai vinto? No, perché Sto scherzando. Un bambino non è che puoi rispondere così. la cosa assurda è che è proprio questa, che io dentro di me non ero soddisfatto del risultato, perché Sì. capivo che, cioè, io volevo di più, no? Quindi Sì. io non ero contento, però ero obbligato ad essere contento perché tutti gli altri intorno a me erano contenti per me, no? E quella cosa lì mi ha definitivamente dato la botta, che ho detto: no, io devo farne un'altra, devo farla, devo assolutamente vincere una medaglia, perché la prossima volta che quel bambino, che ormai non so quanti anni ha, adesso magari si ricorda, però la prossima volta che un bambino mi chiede di che colore hai vinto la medaglia, devo dirgli almeno un colore, dire: guarda, sono arrivato terzo di bronzo, però almeno ho vinto una medaglia, capito? E la Al di medaglia là ce l'hai del lì risultato. da mostrare o no? Ce l'ho di là, la vuoi vedere? Dai, falla per il pubblico. Te la Poi vado a dopo. prendere. Grazie. Eccoci. Voilà. Io non ti vedo però. Non mi vedi? Vedo ancora che sei di là. Ah no, Ah, ok, adesso ti vedo. Sì, adesso, si è intabacco. riaggiornata. Eccola, Ah, ragazzi, un vedi? applauso. Oh, è bellissima tra Sì, è l'altro. bellissimo. Faccio vedere tutti e due i lati. Qua c'è la gara, non so se la vedete. Ah, poi c'è scritto Sprint. la gara sul Sì, però è lato. sprint men's kayak single 200 metri. Pesante, ma bella. Bellissima. Beh, bella soddisfazione. Cioè, i chat sono Sì. tutti fomentatissimi. Perché poi, capito, cioè, stai facendo comunque vedere in una live una medaglia olimpica che è una cosa incredibile. Io ti dico, io per esempio, nelle Olimpiadi, gli sport che mi piacciono sono proprio quelli di cui non so molto, se non nulla, e che non vedo durante l'anno. Quindi è una bella vetrina poi anche per portare le persone a iscriversi ai corsi, iniziare a fare lo stesso Certo, sport. per me il messaggio più bello che mi è arrivato, i messaggi più belli, perché poi fortunatamente era più di uno, i messaggi più belli che mi sono arrivati era la gente che mi scriveva: ho visto la tua gara, adesso mi voglio iscrivere anche a un corso di canoa. Quello per me è il Bello. messaggio più bello, Cioè vuol dire che, perché capito, si iscrivono avendo sempre te comunque in mente come colui che sì, guarda, a me ha una dato volta lo che stimolo. lo sport, tra virgolette, entra un pochino nelle case degli italiani, entra un po' anche nella mentalità, cioè anche solo la gente che comincia a pensare: ok, esiste altro a parte il calcio, io già lì sono contento. Poi se pensano a me, se pensano, pensano a chi vogliono, però se la gente comincia a fare canoa, a fare sport che non sono
quelli più famosi, però io sono contento, guarda. No, allora grazie per comunque far capire, anche se purtroppo lo fanno vedere poco, però far capire insomma che lo sport non è solo calcio, ma che ci Vabbè, sono vabbè, un sacco di altri sport più tecnici, più difficili, meno retribuiti sicuramente e più belli anche sì, sul da meno seguire. retribuiti sottolineo. Meno retribuiti, perché io avevo un Ah. mio amico, mi ricordo quando ho detto a un mio amico, un mio carissimo amico, ho detto sono gasatissimo, ho scritto a Manfredi Rizza, mi ha risposto e viene in live, e lui fa, ma sai che se scrivessi a un calciatore di serie C non ti cagherebbe di striscio, e io ho detto, e questo ha vinto argento alle Olimpiadi, cioè assurdo, no? La magia dei 5.000 follower, come si chiamano adesso? No, secondo me è la magia del fatto che sei un esempio di sportivo, capito? Cioè, che rimette un po' le cose al proprio posto e contemporaneamente però ispira anche verso nuove strade che sono troppo poco battute, no? Sì, ci si prova almeno. No, Comunque, grazie. io ti ringrazio a te perché comunque no, a me fa piacere che anche un po' la comunità del web si prodighi per fare un po' di promozione a questi sport che comunque sono poco conosciuti, anche poco visti e che però appunto sono stupendi, sono bellissimi. Io vi consiglio di provare se abitate vicino a una qualunque pozzanghera o corso d'acqua, provate, chiedete, sicuramente c'è una società di canoa lì e se potete fatelo perché è veramente bello. Ma comunque, allora, tu non stai vedendo la chat, ti adorano, sei comunque sempre Ringrazio benvenuto se tutti. vuoi tornare, se ti piace fare altri Assolutamente. contenuti puoi sempre tornare e a noi fa piacere. Domani se piove vado in una pozzanghera con la bacinella e un bastone, non è così facile. Io mi sono emozionato con te all'intervista post-gara, grande Manfredi, ecco, ha detto Anoul, ok. Grazie mille, allora a presto e Presto. grazie ancora. Ciao. Ciao, 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 a presto.